Il bacio di Dio, il bacio di Dio, misura attorno ai 70 per 96. Niente, il bacio di Dio è evidente, io ho rappresentato qua un essere, diciamo, al di sopra di noi, che col suo respiro, che io poi ho rappresentato con gocce di sangue, eccetera, dà vita poi all'essere umano. Ma in questo caso c'è una donna molto sensuale che beve questo bacio di Dio, lo beve per il suo potere. Ecco, c'è sempre questo tema della trasmissione di un potere, di un'abilità, di una capacità. Sicuramente, Cleide è un artista di coerenza formale elevatissima. Chi conosce i suoi quadri, chi vede questi quadri, noterà sicuramente un diapason narrativo sempre sostenutissimo con questo andamento ininterrotto della continuità melodica del segno. Sintetista ed esatto, quasi primordiale e distintivo, in immagini, anche con innesti di poesia visiva, automatismi psichici, aspetti che non devono per forza dare delle risposte. Non ci sono domande perché non ci sono risposte. Non è con la forza che si estorcono verità alla bocca cucita della Sibilla, in immagini che sono scomposizione armonica di un fatto visivo. E, certo, il colore. Ripeto, il colore è quello sardo, è quello di una Sardegna così vicina alla Spagna, possiamo anche dire, giusto? Cioè in una civiltà che realmente ha delle assonanze, delle continuità, con un impeto, con un'energia, con una carica opulente e vitalistica. Io dovrò andare un po' veloce adesso nel mostrarvi i quadri, anche perché vorrei farne vedere una quindicina a Cleide, sono qui ad Olbia dove vivi. Meriterebbero un'attenzione realmente puntuale anche per i tanti aspetti, per le tante allusioni, per la sapienza che c'è in queste opere. Ma forse è vero che il modo migliore è quello anche di vedere diverse opere e poi di tracciare personalmente un profilo su Cleide. Quindi ci spostiamo allora ad un'altra tua rappresentazione. Quindi questo tema, l'impero dei sensi, è dovuto a questa necessità proprio di raccontare in modo disincantato ma coinvolto un aspetto, degli aspetti legati ad una tua personalità che è sempre più prorompente e sicura, giusto ed Sì, esatta. certamente, perché comunque sono dei temi che è difficile da affrontare, sai. Ecco, spostiamoci pure, Cleide, vicino Sì, all'opera. certo. Ecco, Ecco. guarda, proprio qua, difficile da affrontare, vedi? Questo si chiama Intimissimi. Intimissimi, dove c'è una rappresentazione abbastanza, diciamo, sensuale. Di un rapporto di una, di una di, non lo so come definirlo, di un rapporto d'amore, diciamolo così, molto semplicemente, che poi si capisce. E poi intorno c'è tutta una rappresentazione che poi è anche, diciamo, se tu la tocchi, no? Vedi? Sì, che è un'immagine Sono proprio. delle immagini che io poi ho attaccato, reali, di biancheria intima. Sì, questo Ok. in un ready-made, cioè l'oggetto della vita quotidiana, ambisce attraverso una sorta di misteriosa permutazione per trasformarsi in qualcosa di artistico, di fortemente artistico. Certo. Ma dicevo prima, Cleide, all'inizio puntata, e l'osservatore attento lo sentirà questo e se lo ricorderà, ho detto, Cleide sottopone all'egida dell'ideale una passione insaziabile per l'arte e per la pittura. A tal punto che soltanto chi è scollacciato, cafone, può giudicare queste opere come volgari, Certo. perché non esiste volgarità, provocazione fine a se stessa. In un artista che invece dimostra di essere psicologa, sociologa della vita quotidiana, di aspetti della vita quotidiana, poi trasportato in un'atmosfera quasi mitologica, che è quella di Cleide, nome greco per eccellenza. Certo. Questa è la bellezza e l'unicità di Cleide in queste opere.
che hanno sempre, che generano sempre, Cleide, una punta di malessere dovuto alla profonda verità che contengono. L'amore fa male, questi aspetti, però cioè, contengono sempre carica seduttiva, sono opere fortemente seduttive, ma sempre senza mai dimenticare la verità di un uomo che vive una condizione dell'esistenza che non può né decifrare né spiegare. Ecco perché in ogni caso hanno tutti questi aspetti, questo dualismo, da una parte la carica seduttiva, dall'altra parte però il ricordo di un simbolismo esistenziale in cui tutta la difficoltà dell'esistenza viene oggettivata attraverso segni, perfino il rosso che è rosso sangue, Cleide, il rosso che è rosso sangue, rosso nelle, sangue. Tue, nelle tue rappresentazioni. Sì. Sempre su tavola queste opere, sempre attenzione. Sempre su tavola, acrilici su tavola. Questa è una tua costante incredibile, sempre acrilici. Ci sono delle carte importanti, diverse, però Cleide in genere si esprime con l'acrilico su tavola. Questa è un'opera fortemente materica, avete capito anche dove... vedi, qualcuno, permettimi Cleide, vediamo un'altra opera anche intanto, così abbiamo, certo. Perché altrimenti ci vuole il tempo. Allora Cleide, qualcuno può dire, ma Cleide come artista trasgressiva? Io dico, sì, è vero, trasgressiva perché sa fare, perché sa creare. Oggi la vera trasgressione è la tua, quella di saper fare, di saper creare opere d'arte. Cioè il talento oggi è trasgressivo, la trasgressione oggi è il talento, la capacità di fare. Quindi non una trasgressione per i temi che affronti, che sono invece temi della vita e dell'esistenza, ma trasgressiva perché capace, trasgressiva perché artista vera, trasgressiva perché volto dell'arte, non finzione, non maschera. Questa è la tua, il tuo sentiero grandioso per l'arte. E così costantemente in queste immagini, guardate. Allora, qui guarda, questo è il titolo, si chiama Tradizione orale. In pratica per portare qui davanti a te questo quadro ci è voluto veramente del coraggio, ma non solo per portarlo, anche per dipingerlo, perché ho avuto alcune, diciamo così, alcune, posso permettermi? Certo. Alcune così un po' osservazioni, diciamo, di chi mi stava vicino. Delle tue persone care. Delle mie persone care, certo, perché comunque sto rappresentando una tradizione orale che, diciamo così, dalle immagini abbastanza chiare, diciamo... Alti metafisiche, diciamo. Senza non ci sono dubbi, senza dubbi. È un'opera antimetafisica questa, dai, sì, Cleide, bisogna riconoscerlo, okay, perché è evidente. È evidente, certo. E niente, io l'ho voluta rappresentare così perché è bella, a me piace questa cosa qua, a me piace questo quadro. Questo è uno dei quadri più belli che io ho fatto, secondo me, perché rappresenta una cosa che nessuno forse rappresenterebbe mai. Non lo so, mi trovo divertente questa cosa comunque, insomma. Dimmi tu. Ma sai, cioè, ecco, sicuramente è vero, riesci a fare questo, a rappresentare questo, perché sei fedele, devota a una idea di libertà, va bene, che è assoluta, che è filosofica, che non è né civile né politica. Oggi non si pensa più a questo tipo di libertà, eppure tutto il pensiero umano si è misurato con il concetto della facoltà filosofica di iniziare da sé un evento. L'autodeterminazione assoluta, kantiana, epicurea. Tu l'hai dimostrato in quest'opera. Cioè la possibilità di essere sempre autonomi, di... parlo in modo ancora più comune, di infischiarsene delle convenzioni, certo, delle regole, sapendo benissimo che non esiste la morale, non deve esistere la morale, esistono dei valori sociali che le società appunto pongono per autodifendersi, buona educazione, anzi stabiliscono gerarchie in questo modo. Privilegi di classe per gerarchie, ma non esiste una morale, esiste soltanto l'idea di, ecco, tu dicevi mi piace questo aspetto, deve essere così,
Ma ecco l'opera, a parte che tutte le grandi opere, tutti i grandi artisti da lì Sì, nascono ok. con questi, ma No, guarda, era. a parte il fatto che io dico che comunque chi dovesse considerare quest'opera un'opera volgare veramente non ha capito È quello che niente. dicevo all'inizio. Vero? Io lo confermo, te lo confermo, non ha capito niente. Perché comunque io vedo che intorno a noi c'è tanta di quella violenza. Tanta di quella Sì, violenza e ma. tanto di quella veramente maleducazione, di quella Ecco. cafonaggine che diciamo va oltre, ben oltre questo tipo di No, ma cose. anche perché Cleide, vedi, è piuttosto volgare chi crea soltanto per un guadagno. Adesso, la cosa meravigliosa, certo, è vero, anche in questo caso c'è il telefono per parlare con Cleide, è normale questo, ed è normale anche che le tue opere abbiano un valore economico evidentissimo, sono pezzi unici, straordinari, archiviati. Ma questo non toglie nulla alla tua purezza d'immagine, di concetto, ad un artista che realmente è priva di sovrastrutture ideologiche, di superfetazioni, di condizionamenti. Questa è la bellezza, questa è la purezza, questa è anche l'intelligenza, perché chi riesce a non farsi condizionare è una persona intelligente. Purtroppo questo, ahimè, questo è il guaio di tanta. Pochi sono così oggi, pochi. Perché si è tante pensanti, si segue la corrente come in un dipinto di Bruegel dove un corteo di ciechi precipita perché tutti seguono il primo che non vede, ecco Carmelo Bene contro i depensanti, contro quello che la televisione stesso ha fatto. Io per quale motivo utilizzo la televisione anche in questi casi? Perché è giusto che il mezzo che ha rovinato le coscienze e tolto valore a chi realmente ha valore, deve risarcire, e l'unico risarcimento è utilizzare lo stesso media, cioè il mass media che amplifica un messaggio, non deve solo amplificare messaggi sbagliati perché in malafede, ma deve amplificare anche il talento, la storia, il racconto, la meraviglia, la bellezza, non c'è paragone con altre. Il mercato dell'arte è un mercato drogatissimo, sostenuto soltanto perché c'è un interesse di natura economica e commerciale a mantenerlo, per i trasferimenti di denaro, per questi aspetti. Questa è l'arte oggi. Ma se diamo un valore economico a chi realmente ha impugnato problemi, magia della pittura, allora le cose cambiano. Certo è che è giusto, visto che siamo in questo ambiente, riuscire a portare la tua immagine il più possibile in televisione, questo è il mio scopo, Cleide, per ristabilire i valori nell'arte. Andiamo avanti con un altro quadro, con un'altra opera di Cleide. Ripeto, è una sera inoltrata di settembre. Anzi, oggi proprio è l'11 settembre, in Vero, questo momento. è l'11 Una data settembre. tragica, un ricordo drammatico, giusto? Certo. Ma sicuramente anche la volontà di ricostruire una civiltà, giusto, di. Anche la. Guardate per esempio co cosa riesce a questo artista in una, in un otto, quasi in un action painting, giusto, in un. Guarda, anche qui devo osare purtroppo, perché questo qua si chiama Scopami. Praticamente rappresenta un orgasmo, che comunque potrebbe essere di origine mentale, di origine fisica. Un orgasmo. È un po' un insieme di pezzi, di corpi, di sensazioni, eccetera, che io ho voluto rappresentare qua. Però diciamo che il titolo che ti ho detto, mi è venuto così proprio, ho detto voglio osare anche qui, voglio vedere un attimino, che cosa può accadere, se effettivamente arriva anche questo dove deve arrivare. Beh, la tua Cleide è una caccia intrepida, pugnalistica, al mistero, in fondo alla quale l'uomo contemporaneo può scoprire anche fantasmi orgiastici e apparentemente spensierati. La passione a milioni di volte che c'è nei tuoi quadri, però risponde sempre ad un'esigenza basica, istintiva e totale. L'estasi, l'atmosfera orgiastica, porta poi a quest'ordine superiore. Pollocchiano, potremmo dire, in questo dripping, in queste creazioni alla Miró,
l'unico surrealista allegro, in un'artista donna, ripeto, Kleide, artista donna, che ha la forza, l'intensità, è spinta da un braccio misterioso, occulto ed oscuro a raccontare il mondo, la vita, così com'è. Nessuna finzione in alcuna opera di questa artista, nemmeno per esempio, siamo qui nella tua casa, in una carta come questa, non c'è mai finzione in quello che hai fatto. Questa è un'opera, per esempio, storica tua, giusto? Sì. Più datata, non c'è mai finzione, per dire. Vi invito a venire ad Olbia a vedere il museo Kleide, casa tua è un museo, ci sono pareti affrescate da te, giusto? Sì, come, sì, quindi sì. È un museo vero e proprio, per dare l'idea di tante superfici ammantate in rappresentazione dei tuoi personali. Kleide, continuiamo per non perdere anche la nostra, il tempo di far vedere diverse opere molto importanti e significative. E senti, Kleide, una domanda importante che voglio farti: cosa pensi dell'arte del nostro tempo? Cioè, non dell'arte, del nostro tempo storico, cosa pensi? Il nostro tempo storico è un tempo difficilissimo, dove gli artisti hanno veramente delle grandissime difficoltà. Proprio ad esprimersi ad esprimersi in ogni senso, verbalmente, ma soprattutto in questo senso. Io vedo dei rifiuti veramente da parte del mondo che ci circonda. Guarda, qui a proposito di rifiuti, vediamo, questa si chiama Via Paradiso. Via Paradiso, che praticamente rappresenta una via qualunque, di una qualunque città, di una qualunque parte del mondo, che c'è dappertutto, in qualsiasi parte del mondo, dove ci sono delle prostitute che offrono il loro corpo. Ecco, queste immagini sono delle immagini, sono molto belle, mi piacciono anche queste, sono delle